presidente Pivetti, un incontro con i giovani stimolante perché sono venute tante domande per avere un futuro migliore e soprattutto un impegno maggiore nelle istituzioni. Io credo che nella giornata di oggi siano emerse soprattutto due gran buone notizie. La prima è che la politica, quella sana, è in grado di dare alcune risposte. Oggi siamo stati molto con i piedi per terra, abbiamo affrontato una serie di questioni, dall'internazionalizzazione a trovare nuove risorse per lo sviluppo, un miglior rapporto con l'Europa e con i mercati mondiali. Tutti i relatori e tutti gli intervenuti hanno dimostrato di saper prendere sul serio i piccoli dettagli che sono importanti e delle scelte di responsabilità molto concreta, precisa e misurabile. La seconda gran bella notizia è che i giovani sono interessati alla politica e che i giovani sono esigenti nel porre le domande, ma sono pronti a essere anche responsabili nel concorrere a costruire le risposte. E questa è una gran bella notizia, perché siamo troppo abituati a compatire questa generazione come se non fosse in grado, come invece è, di esprimere risorse positive per il proprio futuro. Ho grande stima dei giovani, mi rifiuto proprio per questo di adagiarmi in un compatimento che non meritano, invece mi piace stimarli e apprezzare come questa mattina la loro grande capacità di essere coprotagonisti delle risposte per il loro futuro. Anche perché Irene Pivetti può essere un esempio, visto che ha ricoperto una carica istituzionale altissima da giovanissima. Sì, 31 anni presidente e quel che è più difficile, 33 anni ex presidente, cioè gestire questa faccenda dopo che la carica istituzionale si era conclusa. Non lo so, io sono stata una giovane che ha avuto un percorso molto particolare, ma credo che moltissimi giovani, magari in modo meno visibile dai giornali, siano nelle condizioni di affrontare degli imprevisti molto importanti nella loro vita e devono e possono dimostrarsi all'altezza della situazione. Ci sono state generazioni più sfortunate di questa, generazioni che si sono dovute misurare con la guerra, generazioni che si sono dovute misurare con conflitti razziali. Oggi dobbiamo misurarci tutti con il difficile momento economico. Sono sicura che questa generazione è in grado di esprimere risorse veramente importanti e positive.